Danieli, di RGM, poi ci spiegherà lui qualche, ci darà lui qualche numero, qualche notizia sulla sua squadra, cosa che lui ha contribuito a fare. Cominciamo a parlare di questa 24 ore. È andata meglio o peggio di quello che speravate? Peggio di quello che speravamo. No, intanto è bella perché siamo in tantissimi, ed è bello. Il livello è buono, quindi anche questo è interessante. Ci aspettavamo qualcosa di più. Purtroppo le prime 6 ore si è andate anche bene. La notte porta consiglia, invece noi ha portato disastri, ecco, mettiamola così. E quindi non siamo dove dovremmo essere. Però come siamo piazzati? Giocheremo per l'ottavo, nono posto. Quindi nella top 10. Nella top 10 ci siamo, però. Se contava qualcosa di più. Però, però è una super competizione. Sì. No, il livello è ottimo. Poi però è bello, perché c'è tanto carino in pista e quindi anche divertente. Non ti senti mai solo. Anche nella lunga notte che no. Questa stagione ormai è metà gara praticamente. Sì, la stagione ormai sì, manca tantissime gare. È andata bene, dai, in generale è andata bene, la squadra ha 4 anni. 90 su 100 siamo sempre quelli, abbiamo cambiato qualche elemento negli anni, ma perché o la famiglia o il lavoro, qualcosa è sempre qualcosa, però siamo quelli lì, insomma dai, ci difendiamo bene per essere 4 anni, insomma, che siamo qua. Giusto, tu no, una squadra nuovissima che è arrivata proprio momento qui in Cantigano. Sì, sull'Endurance ha fatto un salto in qualità. Sta riprendendo, ma anche ho fatto un salto in qualità, grazie agli equipaggi francese, questo conduco con la World Series. L'ultima cosa, se possiamo dirla, sì, facciamo certo. Il bocca al lupo al ragazzo che si è fatto male. Non certo. Lo conosciamo, però gli auguriamo di star bene e di star bene. Questo è lo spirito dell'Endurance che esatto. Va proprio trasversale dal primo all'ultimo, dall'Ovest all'Est. Ok, grazie, ciao.